Polpettone ligure ha due ingredienti principali, patate e fagiolini. E no, non ha la carne. E no, non ha neanche la forma del polpettone. E allora perché si chiama polpettone, mi chiederai? E io che cazzo ne so? Cuociamo tutto al vapore perché così non perdono sapore. Un litro d'acqua bollente, patate tagliate a pezzi così cuociono prima. Difficilissima questa frase da dire. Andiamo. Nel frattempo togliamo i pirulini al fagiolino. Patate pronte, tocca ai fagiolini tagliati a metà così non moriamo gonfi nell'attesa. Chiudiamo, schiacciamo le patate. Fagiolini cotti, adesso li dobbiamo tagliare piccoli. Quanto piccoli? 2 cm, al massimo 3, mi raccomando la precisione. In poco olio e aglio facciamo ripassare i nostri fagiolini. A fine cottura ricordiamoci di salare pure loro. Nel composto di patate mettiamo un uovo. Se fossimo davvero in Liguria metteremo la maggiorana fresca, ma qui io non l'ho mai vista, quindi origano. Siccome siamo italiani e non abbiamo paura di niente, mettiamo un altro spicchio d'aglio schiacciato con lo spremiaglio. Cominciamo a lavorare tutto. Poi ci cacciamo sempre con una sola mano tutti i fagiolini dentro. Prima o poi mi proporrò per lavorare in un circo. Un po' di dosi, 600 grammi di patate, 500 di fagiolini, 10 grammi d'olio per far saltare i fagiolini. Alla fine abbiamo dato due spicchi d'aglio e un uovo. E il formaggio? E il formaggio non lo metto io. Il polpettone ligure non è un gatto di patate, quindi deve essere sottile, 2 cm, che deve venire croccante. Quindi mettiamo il burro per tutta la teglia. Questa teglia è da 32 cm. Il diametro si prende non sulla superficie effettivamente lavorabile, ma sull'esterno, quindi da qua a qua. Quindi il diametro interno è di circa 26. Ricopriamo il fondo col pan grattato, che serve anche a fare la crosticina, quindi non lo mettere. E tac. Devi cercare di metterlo per tutta la teglia. Di nuovo pan grattato per tutta la superficie. Un po' d'olio e ora andiamo in forno a 180 gradi. Oh mio Dio, ho dimenticato di fare i solchi sulla superficie adesso. E adesso sti cazzi. 180 gradi per 40 minuti e se vuoi una crosticina più scura, rimettilo a 200 per altri 5. E pronti. È più buono di quello che mi aspettassi. Sopra e sotto è croccante, il ventre è morbidoso.